La rivincita di chi ha sofferto, le motivazioni di chi non ha quasi mai giocato o di chi avrebbe potuto giocare ma non gliel'hanno consentito. Grava e Mannini, serietà e voglia di emergere. Diavolo in corpo contro il diavolo del Milan, gli uomini nuovi del Napoli di Donadoni. All'occorrenza ali d'attacco ma di quelle che sanno difendere. Corsa e tenacia, spirito di sacrificio e quella voglia di osare. Il loro diavolo, del resto, non ha nulla da temere. Lavorerò sul morale della squadra, aveva detto il tecnico alla presentazione. Modulo abitudinale, quello contro i rossoneri, 3-5-2 alla vecchia maniera. Per chi si aspettava Montervino e Datolo, ecco la sorpresa. Grava dal primo minuto di gioco, per la prima volta in questo campionato, la seconda se si considera la presenza in Coppa Italia con la Salernitana. Mannini, dopo due mesi di assenza, lì sulla fascia che aveva lasciato. A sinistra, lui, destro di piede, che a Napoli ha imparato a far tutto grazie a Reia, toccata a quota 15 presenze, con un gol all'attivo. Una scelta oculata e coraggiosa quella di Donadoni, perché l'innesto di Grava tra i titolari ha di fatto escluso lo storico capitano Montervino, che a Reggio Calabria, all'esordio del tecnico, aveva trovato posto nella ripresa, ma nel centro della linea mediana. Al contempo il rientro di Mannini ha tarpato le ali all'ultimo colpo di mercato del Napoli, ovvero Datolo, che a fine partita comunque De Laurentiis ha provato a rincuorare. L'argentino non ha, come si suol dire, la corsa per fare tutta la fascia, se ne sono accorti un po' tutti, a cominciare da Reia, e per ora è inutile negarlo, sembra avere la parvenza di un clamoroso flop di mercato, che però potrebbe rivelarsi un buon colpo se il Napoli dovesse passare al 4-4-2 o quantomeno al centrocampo a 3. Difficile visti gli uomini a disposizione e la mancanza di terzini di ruolo, eccetera. Sia fatta proprio per Grava, probabile nella prossima stagione. Quello col Milan è sembrato comunque un Napoli equilibrato, con un Grava che nel primo tempo è stato capace di contenere Jan Kulowski e talvolta Pato, e che nella ripresa si è anche proposto senza timori nella metà campo rossonera. Senza Maggio e Vitale, insomma, Donadoni fa di necessità virtù, ma ci vorrà ben altro prima che il Napoli metta davvero le ali.